Tutto come previsto per la settimana in questione, perché Bitcoin ha esattamente fatto quello che ci aspettavamo, e cioè assolutamente nulla, dump and pump. Poi nelle giornate successive ne avevo parlato nel video di lunedì, ragazzi, dove avevo in pratica detto che secondo me anche un'eventuale fase ribassista avrebbe avuto poco appeal, in sostanza che il mercato era indirizzato poi a rimanere più o meno su questi prezzi o addirittura ad accelerare. Accelerazione che però non è avvenuta nei giorni scorsi. Oggi è venerdì, quindi secondo me è avvenuto proprio in extremis il recupero della settimana, e sarà tutto rimandato alla prossima settimana verso la chiusura del mese di luglio, che potrebbe, attenzione, essere scoppiettante. Ne parliamo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Video recap di quello che è successo in questa settimana. Non ci siamo visti mercoledì perché ero un po' gironzolando, ragazzi. Sono uscite una serie di dati, intanto dobbiamo andare a vedere quello che riguarda la questione della struttura ciclica di Bitcoin, perché ci sono delle novità. Poi c'è anche la questione legata ad ETH, Ethereum Spot ETF è stato presentato, non sta andando bene, almeno al momento. Adesso andremo a vederlo insieme, e poi il calendario economico con un dato, e guardate un po' quello che è il grafico di Nasdaq, di cui vi ho parlato proprio lunedì, per dirvi attenzione a questa giornata, perché la questione del breakout della media in questione avrebbe invertito il trend di breve periodo, e addirittura Nasdaq ha pesantemente agito su questa inversione di trend ed è iniziata una fase importante di ritracciamento di breve periodo, quindi 10% per quanto riguarda questa fase di Nasdaq, che tra le altre cose è molto simile alla precedente, ma secondo me questa qui sarà più pronunciata nei prossimi mesi, perché qui siamo in una fase molto importante di un ciclo annuale per quanto riguarda i mercati classici. Va bene, allora ragazzi, io inizierei subito per quanto riguarda questa analisi da un dato, il dato degli ETF di Bitcoin, ma soprattutto anche quello di Ethereum, perché sono completamente diversi l'uno dall'altro. Questi sono gli ETF che riguardano Bitcoin, e sono ancora una volta positivi fino a qualche giorno. Poi c'è stata una fase di inflow negativo, ma veramente pochissimo, e poi in pratica nulla di fatto. Quello che è stato perso nel 23 di luglio è stato recuperato nel 24 e 25 di luglio, quindi in sostanza nulla di fatto, e si evince alla perfezione dall'andamento della candela settimanale del prezzo, dove abbiamo un down recuperato praticamente totalmente, quindi è una candela inutile. Anzi, a dire la verità, questa è una candela che in termini di analisi tecnica presuppone forza, perché il ribasso avvenuto dopo due settimane estremamente positive per il re delle criptovalute non ha avuto effetto, cioè in pratica dopo un più 8 e un più 12, quindi dopo un più 20% di rialzo, questa fase ribassista è stata completamente riassorbita. Ciò significa che in pratica la forza degli orsi è venuta meno, e da qui in poi una chiusura settimanale, ricordo questa chiude domenica, quindi mancano ancora due giorni, una chiusura settimanale in questo modo, addirittura con una candela verde, presagisce una possibile fase di tentativo di breakout di questa zona dei massimi proprio nella prossima settimana. Quindi da un punto di vista di analisi tecnica su Bitcoin abbiamo una analisi tecnica settimanale estremamente positiva, perché ha avuto questo influsso, diciamo, di capacità di recupero. Qui abbiamo tutti i dati per quanto riguarda gli ETF di Bitcoin, ma per quanto riguarda invece quelli di ETH invece sono completamente diversi, perché tre giorni di opening, oggi è il quarto, però gli ultimi due sono negativi di 130 e 150 milioni, con un 100 milioni positivo, quindi in totale gli inflow sono negativi in questo momento per quanto riguarda Bitcoin e Ethereum, perché sono una cumulative total net inflow negativo di 178 milioni. In pratica cosa sta avvenendo? Quello che è la vendita di Grayscale, degli ETF di Grayscale, non è compensata dall'acquisto degli altri ETF. È una
news non molto positiva, ma che lascia anche molto spazio di riflessione ad una questione. Questione di cui abbiamo parlato a gennaio del 2024, quando nell'avvento degli ETF di Bitcoin io personalmente vi dissi che oltre all'arrivo degli ETF sarebbe stato importante vedere se avrebbero avuto successo. Ora quelli di Bitcoin hanno avuto successo, perciò il prezzo si è mosso di conseguenza. Quelli di ETH ancora sono 4 giorni, quindi a poco, abbiamo poco da dirci in 4 giorni ovviamente. Però se non avranno successo o non saranno acquistati, non ci sarà una ripercussione sul pricing di Ethereum. Anzi, addirittura ci sarà una ripercussione negativa, perché c'è comunque all'interno del pricing di Ethereum in questo momento una variabile, una parte del prezzo dovuta alla aspettativa positiva dell'approvazione degli ETF. Quindi oltre all'approvazione, ricordatevi sempre, c'è sempre da ragionare su poi il successo o meno di questo prodotto finanziario, perché parliamo in ogni caso di un prodotto finanziario. In questo momento non è un successo, però sono pochi giorni e quindi è senza senso fare queste conclusioni. Bisognerà attendere almeno 1-2 mesi per capire bene il risultato. Ma l'andamento del pricing su Ethereum è stato ovviamente più incisivo, cioè si vede in maniera più chiara che ETH ha subito in realtà dal 23 di luglio l'avvento degli ETF, cioè l'ha subito, non è stato positivo. Tant'è vero che eravamo qui nel 23 di luglio, poi siamo andati down 1 e 2, tra l'altro un down insomma non leggerini, qui abbiamo meno 4 e meno 4, quindi in totale un meno 10%. Si evince anche come da questa fase ETH sia molto lontana dai precedenti massimi a 21 del 21 luglio contro Bitcoin, che è invece alla soglia dei massimi del 21 luglio, presupposto che ci fa ovviamente comprendere che il rapporto cambio ETH con Bitcoin si sta nuovamente deteriorando, ritornando a seguire il trend discendente che ormai vige dal dicembre del 2021, trend che qui sembrava bloccato, però in realtà sta ripetendo la stessa identica struttura che aveva fatto qui, quindi qui 1, 2, 3 e poi sembrerebbe destinato. Da un punto di vista ciclico d'altronde non è anomalo, perché in realtà per chiudere qui ci dovrebbe essere stato un troncamento ciclico, in realtà la normale chiusura si porta ad ottobre del 2024. Vediamo cosa succede. Certo, questa candela settimanale con un meno 7,21 su Bitcoin è molto pronunciata, è molto importante e soprattutto si riavvicina a 0,046 il livello di minimo in close del rapporto di cambio. Quindi debolezza ancora per Ethereum che non ce la fa. Vediamo se cambierà qualcosa negli ETF di Ethereum fra un po' di giorni, altrimenti attenzione, perché potrebbe essere un exit strategy questo ETF per quelli che avevano l'ETF di Grayscale, quindi no, ok, un po' pericolosetto, magari ancora non è il momento per ETH in questa fase. Comunque continua la debolezza della regina delle cripto. Passiamo a Bitcoin per quanto riguarda la questione, anzi prima di andare alla questione ciclica di Bitcoin, solo una semplice news, incredibile ma vero, il tasso di prodotto interno lordo degli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2024 è salito di 0,8% in più del previsto, sbalorditivo. Detto una cosa del genere, insomma dovremmo anche un po' ragionare sul fatto che la Federal Reserve ha veramente, ragazzi, la mano libera nel fare quello che gli pare, e i tassi di interesse li può tenere così fermi anche per tutto l'anno 2024 senza battito di ciglio. Probabilmente non farà così, si allineerà alle altre banche centrali, però non ha il dovere di farlo, perché l'economia americana sta andando ancora a gonfie vele e quindi questo non impone alla Federal Reserve un allentamento dei tassi di interesse. C'è da dire che i risultati per quanto riguarda le attese dei tassi sono rimasti invariati, quindi primo taglio dei tassi a settembre e secondo a dicembre, così è rimasta la questione. Non è
in pratica cambiato quasi nulla, anzi, a dire la verità, sono andati ad aumentare le probabilità del tasso, del taglio dei tassi. Quindi qui erano quelle, per esempio, di una settimana precedente. Dopo il dato sulla questione legata alla PIL, è aumentato le persone, insomma, che si aspettano un ulteriore taglio dei tassi anche a più importante, diciamo, anche a dicembre, mentre quello di settembre, così evince anche qui, è passato, è leggermente diminuito. Quindi prima era intorno al 94%, si dava il taglio praticamente per assodato, adesso un po' ha scricchiolato ed è passato a 87%. Qualcuno non è molto deciso, però in realtà non è che si sia spostata la previsione per un taglio dei tassi, per uno zero taglio dei tassi, si è spostata a un taglio dei tassi maggiore addirittura, cioè di un quarto di un mezzo punto e non di un quarto di punto. Quindi è vero che qui abbiamo perso un po' di probabilità, ma è andata a confluire su un taglio maggiore. Quindi in realtà il dato del prodotto interno lordo non ha modificato quello che sono le aspettative relative al taglio dei tassi di interesse per la Federal Reserve, primo taglio atteso per settembre. Allora, detto questo, dato legato alla questione ciclica di Bitcoin, allora andiamo a ragionare sulla questione ciclica. Un 20 giorni di questo inizio del nuovo mensile. Ora, sembra molto evidente, intanto cancello qui il nostro area di appoggio, sembra molto evidente al momento che sul minimo del 6 di luglio dovrebbe essersi concluso il ciclo annuale corto di Bitcoin e dovrebbe essere iniziato il nuovo annuale. Siamo a circa 98 giorni sul Bitcoin Spot, 298 giorni non sono tantissimi, io mi sarei aspettato un 300 e qualcosa. C'è da ragionare su una sola variabile, cioè sul fatto che potremmo essere in un B mensile che va a concludere tutto questo movimento a meno di superamento di questo livello. Ne parliamo comunque in un video dedicato di questa variabile, di questa ipotesi, perché voglio intanto vedere come finisce questa settimana e poi la prossima. Non ha senso fare dei video che poi magari insomma sono solo delle ipotesi. Ragioniamo un po' con calma, adesso non ci corre dietro nessuno, però certamente qui le ipotesi che ci sia un nuovo annuale sono alte. C'è anche da dire che potremmo essere in una struttura che va a chiudere questo annuale in maniera un pochettino diversa, cioè fare una cosa di questo tipo e a un certo punto poi indebolirsi per chiudere tutti i giochi a settembre, ma ne parliamo tra poco. Questa cosa qui però si evince da subito, perché se non si superano questi livelli allora c'è il pericolo, altrimenti amen, ne parliamo in un video dedicato. Allora, da un punto di vista invece di breve, per quanto riguarda la questione ciclica, 20 giorni cosa significa? Che probabilmente il ciclo mensile di Bitcoin è o di natura ternaria, quindi c'è un B mensile ternario a 20 giorni che si ripete, strutturato in questo modo, 1, 2 e 3, una cosa del genere, oppure questo massimo, questa fase di recupero ai giorni contati, facciamo 1, 2 e poi bam, andiamo a chiudere in pratica il mensile classico, poi a 30 giorni circa, 30 qualcosa. Dipenderà secondo me da domani e dopodomani. Se si supera questo livello di massimo, allora qui sicuramente è stato chiuso un ciclo da un paio di settimane molto lungo. Io propenderei più per la questione poi ternaria, cioè se si supera questo livello di massimo del 21 di luglio, che dovrebbe essere intorno ai 68.486 prezzi Bitstamp, qui a oggi abbiamo fatto 68.000 circa, 67.997, manca veramente poco, basta domani un soffio, anche oggi stesso basta superare questo livello. Secondo me, se lo fa, Bitcoin andrà a riprendersi nuovamente la fascia di prezzo intorno ai 72.000 dollari e poi dovrà tentare il tutto per tutto col superamento dei massimi storici. Da un punto di vista ciclico, quindi, al momento questa è un mensile che non lascia
certezze di un certo tipo. Sicuramente siamo all'interno di una nuova struttura del mensile, fino a quando non superiamo però i 68,4, 68,5, manca veramente un nulla, potremmo ancora essere nella struttura del mensile classico da 30 giorni e fare una roba del genere. Superati questi livelli, secondo me diventa estremamente improbabile che faccia una roba del genere. Vi faccio capire la questione del mensile classico, potrebbe essere strutturata così, ecco, per intenderci, a chiudere i primi di agosto per poi iniziare una nuova fase. Questa struttura ribassista secondo me è stata anche abbastanza pronunciata per permettere a Bitcoin di poter tentare una nuova fase up e quindi poi strutturare un mensile a tre tempi, un bimensile a tre tempi creato in questo modo, e quindi con nell'ordine di 20-20-20 come si suol dire. Va bene, allora, detto questo ragazzi, la questione invece legata ad Ethereum è diversa, andiamola a vedere, perché qui c'è stato un dato un po' differente. Intanto qui abbiamo una struttura di minimo per quanto riguarda ETH non sufficiente il giorno del 7 di luglio, quindi a differenza di Bitcoin che ha fatto un minimo con una struttura ribassista, perché noi qui abbiamo un ciclo intermedio, si definisce quindi un ciclo trimestrale ribassista. Questo ciclo trimestrale ribassista, accompagnato al precedente ciclo ribassista, nuovamente anche lui, sancisce che la possibilità che qui si è chiuso un ciclo annuale c'è, perché da un punto di vista teorico-ciclico, di analisi ciclica teorica, si evince questo, mentre Ethereum non è così. E ancora una volta lascia un po' il dubbio, perché qui siamo in una struttura di 110 giorni circa, che dovrebbe essere iniziata il minimo del 14 maggio ed essere in fase di evoluzione, ma con una struttura ribassista 50 giorni che non presagisce nulla di buono per la regina delle cripto, perché nel momento in cui qui sia iniziato un ciclo da 110 giorni come i precedenti 105-110 circa, allora questo ciclo deve ancora sviluppare la sua seconda metà, e la sua seconda metà ha fatto probabilmente il massimo proprio pochi giorni fa, e questo significa che in pratica è destinato a fare nuovi minimi in questa zona. C'è una variabile che adesso andremo a tenere in considerazione, che vi dico subito insomma cosa andare a guardare, però in sostanza se è giusto a questa struttura ciclica, da questa fase in poi ETH non avrebbe più forza, perché questa struttura ciclica da 110 giorni ha fatto già la sua fase up, qui è il rimbalzo della metà del ciclo, questo down è troppo forte, in pratica dovrebbe fare una cosa del genere per poi andare a rompere e a chiudere verso fine agosto, i primi di settembre, tutta questa fase è pericolosetto. Allora, anche per questo motivo mi tengo ancora in dubbio con la questione di Bitcoin legata alla struttura del famoso bimensile che può chiudere il movimento annuale, perché non è collegato con Ethereum, quindi sono separati. Anche vero che non è la prima volta che Ethereum chiude un ciclo dopo Bitcoin, soprattutto un mese dopo, uno o due mesi dopo, non è la prima volta, ma la struttura di ETH è pericolosa ragazzi, e questa è la questione. Se non supera e velocemente anche i 3550, questa struttura diventa pericolosissima, ma anche che fa una cosa del genere non è detta l'ultima parola, perché può comunque ritornare poi down. Solo un superamento di questo livello di massimo, che è veramente molto alto, elimina questa ipotesi, ma a livello ciclico è veramente troppo in alto questo, al momento sono $4,000. Quindi facciamo attenzione a questo livello, secondo me se siamo in un'ottica ribassista per ETH, sopra i 3,6 non ci arriva, e prima di fare questa cosa va a chiudere la struttura ciclica e poi potrebbe ripartire. Quindi Ethereum un po'
scombussola tutte le carte. Potrebbe essere debolezza solo di ETH rispetto a Bitcoin. Sì, al momento potrebbe essere, perché comunque Ethereum è molto debole rispetto a Bitcoin da tanti anni. Però fa un po' ragionare il fatto che Bitcoin possa fare addirittura nuovi massimi con un ETH che non riuscirebbe a dare molto slancio e sposterebbe tutto quindi a fine agosto e primi di settembre. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo iper aggiornamento importante. Tante news sono successe in questa settimana, anche se non sembra. Abbiamo un ribaltamento su Nasdaq, abbiamo una nuova forza relativa di Bitcoin su Ethereum, abbiamo il probabile andamento di Bitcoin che vuole rompere il livello di resistenza e ritornare ai massimi storici. Abbiamo un Ethereum che non ce la fa e un ETF che non sta dando i frutti sperati. Cambieranno queste cose probabilmente nei prossimi giorni, vedremo e saremo sempre sul pezzo. Mi piace e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Buon Wii a tutti.